Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ci sono anch'io, Graffio! Oh, Graffio, ormai sei un abitué dei nostri video. Sì. Allora, senti un po', oggi sono arrivati un po' di pacchetti, come ti avevo detto, Vediamo un po' cosa è arrivato, dai, fammi un po' vedere cosa è arrivato. Allora, il primo è questo qua. Oh, è arrivato questo, che è arrivato dall'Inghilterra, c'è una bella sorpresa. Adesso ne metto uno io, un altro dall'Inghilterra, questo qua, su eBay. Anche questa contiene una bellissima sorpresa che cercavo da un po' di tempo. Poi c'è questo qua. Ce n'è un altro, questo invece viene dall'Italia, con la scatola addirittura ufficiale della Mattel, quindi dentro ci saranno tante belle cose, tanti bei pezzi interessanti. Poi un altro addirittura qua, un altro sempre acquistato su internet da alcuni amici del gruppo di macchinine. Erano dei pezzi che mi interessavano, quindi voglio fare? Dimmi. Voglio fare il conto di quanto hai speso in tutto questo tempo. Questo non si dice. Allora, apriamone adesso, questo lo apriamo la prossima volta, magari questo lo apriamo con Scarlett. So che voleva fare un video con noi, dai. Graffio, mi dispiace, metti via questa. Questa qua, apriamo anche questo in un altro video, qua sono dei pezzi molto interessanti, molto belli, che cercavo da tempo, metti via. L'ultimo. Questi invece sono... della Matchbox. Questi sono due pezzi vintage Matchbox. Quindi da quale vuoi iniziare? Da quello più piccolo, mi interessa. Da quello più piccolo, benissimo, dai. Questo l'ho cercato per un po' di tempo, visto che l'ho trovato su eBay, come vediamo. Non siamo sponsorizzati da nessuno. Vediamo un po' cos'è? Sì. Eccoci qua. Anche questo viene dall'Inghilterra, ricordiamo che in Inghilterra ci sono ancora tanti pezzi della Matchbox originali. Cos'è? Polistirolo, una scatola vuota. È una scatola vuota, vedi, ti piace, ho comprato una scatoletta, così. Ti piace? Bellissima. Bellissima, eh? Via! Ecco qua cosa c'è. Una bella confezione. E dov'è? Una bella confezione, vediamo un po' che macchina sei. Dalla forma sembra una macchina sportiva. Una macchina sportiva, sì, effettivamente è una macchina sportiva. Una macchina rossa. Cosa sarà? Una Ferrari. Ecco qua, una Ferrari testa rossa, marchiata dalla Lloyd's, quindi diciamo sono serie limitate. Ho visto che questo utente ce n'è ancora su eBay, quindi se andate su eBay cercate Ferrari testa rossa, qualcosa ne ha ancora, perché ho visto che ne aveva 3 o 4 in vendita, io logicamente ne ho presa una. Questa è purtroppo fatta in Cina, è del 1986, però è nuova, una macchina nuova, molto probabilmente l'avevano fatta per i Lloyd's di Londra, proprio la compagnia assicurativa, i Lloyd's sono le assicurazioni. Ti piace, Graffio? Molto bella. È bella, proprio testa rossa così mi mancava. Non è male come rifinitura, Però non ti manca più. Sempre una Matchbox, quindi molto, molto ben rifinite, non a livelli di quelle giapponesi, però insomma è una bella qualità. Adesso andiamo avanti con il pacco. Questo è un altro pezzo speciale. Questo è speciale, di la verità non... Tu mi hai detto che a me mi interesserebbe molto. A te ti interessa molto, sì, perché so che sei appassionato di tutto meno che di auto, quindi qua c'è anche un qualcosa che non è un'auto. L'apriamo? Allora, forse ti ho visto ordinare. Allora se l'hai visto ordinare? Ah, allora non è così tanto sorpresa? Non credo. Anche questo arriva dall'Inghilterra, Matchbox, vintage, spero che poi ci sia quello, Spero che ci sia quello, dai Graffio, apri te. Sì, ti ho visto ordinarlo. Ecco qua un pezzo raro. E questo è un pezzo molto raro, Anche questo era un pezzo di... diciamo che lo davano, fatti GIF set, che praticamente lo omaggiavano molto probabilmente qua per la compagnia aerea. Adesso vediamo chi sono. Era questa Danny qua forse, non lo conosco, se vuoi... Skybuster, se voi conoscete la storia di questo kit qua, sarebbe bello condividerla. Domanda. Con tutti. Ma l'aereo è il Concorde? È il Concorde, sì. Lo apriamo?
C'è il Concorde, c'è l'autobus inglese, due piani, e c'è il taxi inglese, come vedete, proporzioni zero, eh? Nessuno in scala tra di loro. Però, vabbè, che ci interessa, è così che era, ed è giusto che sia così. Ma è stato aperto, guarda, addirittura c'è ancora il sigillo originale, gli spiace quasi ad aprirlo, c'è ancora lo scotch originale. Ora volete vedere che resta qui inscatolato per almeno 15 anni? No, dai, la sua... Sono giochi e sono fatti per giocare. Io dico sempre questo, va bene collezionismo, va benissimo collezionare e tenerli bene, però sono giochi e i giochi vanno giocati, vero? Esatto. Allora, quindi questa qua, dopo tanti anni, la apriamo, eh? Quanti anni è passato? In che anno l'hanno... Questa qua è anni 80. Eccola qua, guarda, uno e due, sì, è quasi un dispiacere aprirlo, beh, intanto è una scatola che poi la possiamo ricomporre, eh? Cioè non è niente di distruttibile. Qui c'è un gancetto, quindi dentro c'è allora il taxi inglese. Un po' rovinata? No, c'è un po' di insomma, un po' di muffetta, basta lavare, anche l'odore si sente un po' di muffa perché basta, cioè è stata chiusa dentro per 30 anni, 40 anni addirittura, è del 1985, quindi adesso guardavo se le porte si aprono. Ho visto. Eccole qua, vedi, si aprono. Effettivamente c'è proprio l'odore di muffa, perché è stato chiuso tutti questi anni. Bello, è un po' come aprire un vecchio tesoro di un pirata, dai. Adesso prendiamo questo. Non so che pensieri fai, però... Vediamo un po'. Non voglio rovinare la scatola. Posso? E neanche... No, tu c'hai le mani... Cioè, brutte maniere forti. Eccola qua. Questo c'è un po' l'adesivo qua che si stacca. Questo pullman due piani. Non è come con gli originali inglesi, questo qua è bianco. Sì, ma perché li facevano proprio dimostrativi, quindi c'era lo sponsor sopra, c'è la parte di sotto in plastica. Bello, diciamo, no? Non è quelli rossi, però in certe occasioni giravano anche, soprattutto quelli che andavano nelle periferie, erano colorati. I finestrini anche... ce li aveva o non ci sì. Sono più? No, diciamo, sui modello non c'è mai stato il finestrino, non ce l'ha mai avuto. Quelli veri sì. Quelli veri sì, tenendo conto che poi non giravano solo a Londra questi autobus qua, eh. Giravano anche in tante altre città, e nelle altre città non ce l'avevano rossi, addirittura gli irlandesi ce l'avevano verdi, ce l'avevano un po' tutti i colori, quindi può essere realista. Adesso magari lo cerchiamo, questo qua è di Dublino addirittura, vedi? I mille anni di Dublino, il compleanno di Dublino. Quindi abbiamo scoperto per quale evento è stato fatto. E qua c'è il Concorde. Anche se non sembra. No, ma è lui. Beh sì, davvero. Diciamo che si può aprire senza dover compromettere nulla, eh. Bene. Sì. Taglio questo qua. Pezzo. Lo pieghiamo, vediamo, ecco, quindi non si compromette nulla, riusciamo a salvare la confezione originale, eh? Spero. Eccolo qua il Concorde, guarda che bello. Molto bello, eh? Mm. E io c'ero stato sul Concorde da bambino, eh? È stretto e lungo, dentro sono i sedili, mi ricordo, sono due, un po' tipo un treno, diciamo, come larghezza. Supersonico, bello, eh? Sì, non è il massimo della rifinitura, però come detto era molto probabilmente una serie di celebrative. Supersonic, e niente, questo è il kit nuovo che abbiamo trovato in ottime condizioni, perché appunto non è stato aperto e si respira proprio l'odore di stantio, di muffa dell'epoca, eh? Quindi è un bel oggetto, né? Cosa dici? Sì. Skybuster, GIF set, vedi proprio il GIF set, sono quelli in omaggio.
Vabbè, io ti ho visto prendere questo qua. Sì. Ho visto prendere anche un'altra cosa. Non so se poi l'hai presa e lasciato stare. Che cosa? Sai che l'altra volta avevamo fatto vedere i trenini. Sì. Tu avevi preso la versione gialla di quello lì che abbiamo fatto. Del locomotore diesel, esatto. Esatto. L'hai presa e lasciata stare. Giro, la mamma l'ho presa, arriverà nei prossimi giorni. Non sta zitti. Purtroppo che lei mi sa che per in questo periodo qua effettivamente su eBay si trova ancora tanti bei pezzi a prezzi, diciamo, onesti. Prezzi onesti, sto qua effettivamente l'ho trovato a un buon prezzo. A un buon prezzo. Bene, dai, allora facciamo per oggi, lo chiudiamo così. Questo video breve lo mettiamo semmai in onda per mercoledì, perché noi facciamo due video, uno al mercoledì intorno a mezzogiorno lo facciamo uscire e uno alla domenica. Adesso vediamo un attimino l'orario migliore, potrebbe essere anche quello intorno a mezzogiorno o nel primo pomeriggio di domenica o la mattinata. Adesso poi lo comunichiamo sotto nei vari video e nella nostra pagina Facebook. Ci abbiamo Facebook, ci abbiamo Instagram, ci abbiamo Twitter e anche TikTok, adesso per essere alla moda. A me piace più la serie Matchbox, che sono queste qua, più le modelli, diciamo, fatti in Inghilterra. Questi, caso strano, sono tutti fatti in Cina perché sono dell'89, quindi degli anni 80. In quegli anni lì già la Matchbox produceva in Cina e non produceva più in Inghilterra, perché vai a vedere i costi di produzione, si vede, erano troppo alti. Però questi sono effettivamente simpatici, pezzi che a cui tenevo molto. Adesso cerchiamo anche un F40 e soprattutto una Countach per poi fare dei paragoni tra le auto di quell'epoca lì, tra la Testa Rossa e la Countach, che erano due macchine, diciamo, erano due aziende italiane che si erano competitive una con l'altra. E tu la Countach te la sai qual è, quella tutta spigolosa. E questa invece è la macchina di Enzo, che produceva Enzo Ferrari. Questo periodo era già della Fiat, di la verità, la Ferrari. Ma stai parlando con me? Sì, sto parlando con te. Chiarissimo. Chiarissimo? Bene, dai, allora ci vediamo alla prossima. Va bene. Seguite anche Craffio sul suo canale, CraffioTube, dove parla di videogiochi, perché lui è uno di quegli appassionati di videogiochi. E seguiteci, iscrivetevi al canale, seguiteci anche sui vari social. E ci vediamo la prossima con nuovi video. Soprattutto abbiamo quelle scatole da aprire, vediamo se Scarlett viene a aprire con noi. Dai, ciao a tutti. Ciao.